This is an old Beatles song called "And I Love Her." Okay, so one, two, three. Che va a celebrare qualcosa che è più di un semplice live. Sapete che ci sono dei concerti musicali che entrano nella pelle, entrano nel cuore, che vanno al di là di ciò che rappresentano. Questa Celebration Book appunto è uno sguardo sul passato, ma non solo passato, perché la storia non è passato, la memoria non deve essere nostalgica, la memoria deve essere storia, deve essere presente. È un Celebration Book che ripercorre le giornate che precedettero quell'evento, giornate strane, particolari, arricchite dalle fotografie, e qui alla mia sinistra, alla vostra destra, le fotografie incredibili mai viste prima, mai pubblicate, di Enzo Buono. Fu un attimo fuggente quella sera, citando una pellicola cinematografica. Fu una grande festa di rock and roll. E il mio capo, Alfredo D'Agnese, che in fondo scrisse sul giornale di Napoli, allora pure a Napoli fu un'attrazione fatale, e fu veramente un'attrazione fatale. Un'attrazione fatale che durò poco, breve, e fece intravedere un percorso sonoro in questa città che purtroppo non sempre ha mantenuto le sue. Atterrò in questa città in una giornata, lui atterra alle 16.40 e va via all'1.30 e in quelle ore regalò alla città, ma non solo, perché stiamo parlando di un tour diventato cult, un tour europeo, una data europea, non solo napoletana italiana, regalò due momenti, un momento di grande musica che fu diviso in due set, il primo acustico unplugged, realmente unplugged, ed un secondo acustico che abbiamo ascoltato prima. Il libro si avvale del patrocinio del Consolato Britannico a Napoli, e oggi deve essere con noi il Consolato Britannico a Napoli, Marco Bumone, qui a Borgogna, qui facciamo un grande applauso perché c'è sempre vicino, c'è stato vicino della mostra rock. Per impegni diciamo in ambasciata non è potuto venire, ma abbiamo, e ci fa ancora più piacere che onore, un grande amico che è Gerardo Kaiser dell'ufficio Public Affair del Consolato Britannico a Napoli. E vi dicevo, amico, siamo anche del patrocinio di MTV Music Television, perché tutto partì da allora, perché a seguito di una serie televisiva che MTV inaugurò con un concerto dei Bon Jovi a cavallo dagli anni 70 e 80, partì la moda dell'unplugged, moda dell'unplugged che Paul McCartney amplificò all'ennesima potenza realizzando il primo disco dell'unplugged. Al tavolo abbiamo alla mia sinistra Rino Manna, fondatore del Teatro Tenda Partenope e del Pala Partenope, che ci accoglie questa mattina. Soprattutto a Rino va il merito, spesso qua mi chiudo una parentesi, si dedicano spesso gli spazi a Napoli, il Pala Partenope a volte può capitare che non si sente bene, sembra una struttura, però vorrei fare veramente un applauso di cuore a Rino, perché se questa città ha accolto dei grandi eventi, che va da Bob Dylan a tutti quelli che sono passati per Napoli, lo dobbiamo a questo signore qui e a questa struttura. Se c'è stata musica a Napoli, la dobbiamo a Rino Manna. Alla mia sinistra Enzo Buono, come vi dicevo, fotografo di questo volume, con delle foto veramente incredibili.
e Michelangelo Iossa, inutile dirlo, coautore, co-maestro, co-tutto di questo volume scritto a due teste, a quattro mani e controllato a 12 occhi poi alla fine, Gerardo Kaiser, che vi ho presentato poc'anzi, e il libro esce edito da una casa editrice che non è una vera e propria casa editrice perché fa parte della nostra squadra rock, sono amici, perché bisogna lavorare con amici, perché gli amici creano gruppo, creano squadra, e in rappresentanza l'editore Rosario Scavetti di Lima. Questo excursus, volevo passare la parola a Gerardo Kaiser, come dicevo, dell'ufficio Public Affairs del Consolato Militare a Napoli, perché il console Michael Borgogna ha scritto per noi veramente una cosa molto bella e toccante, cioè emozionato. Cari Michelangelo e Kaiser, una riunione all'ambasciata qui non posso mancare, non mi permette di essere con voi oggi a discutere di musica, la passione che ci ha comune e che ci ha fatto conoscere. Ci siamo infatti incontrati in occasione della vostra rock, alla quale sono onorato di aver concesso il patrocinio del nostro consolato e che ha ottenuto un grande e meritato successo. Ora, per mantenere alti gli standard, vi siete lanciati in una nuova avventura, incentrata sul ventennale del concerto napoletano Paul McCartney, del quale avete dato alle stampe un libro che ne sono sicuro sarà all'altezza delle vostre precedenti iniziative e che loggerò con estremo piacere a mio rientro. Che dire di McCartney, se non che è uno dei pochissimi musicisti viventi per i quali nessuna definizione, per quanto iperbolica, risulti eccessiva. Mostro sacro, leggenda vivente, monumento alla musica, maestro indiscusso, icona. Qui è tutte queste cose e anche la prima uscita ufficiale di questo libro. È un libro che è nato appunto sull'onda di un'idea celebrativa. Per la verità questa idea aveva già qualche radice perché nel 2001 io scrissi personalmente un articolo per Macca Planet, che all'epoca era l'unica rivista che si occupava di McCartney in toto in Italia, e mi fu chiesto appunto di ricordare questo unicum, perché questo concerto, come ricordava Carmine, era un concerto veramente atipico ed è questa poi la natura del nostro libro. E dalla capacità comunicativa di questo disco. Questo fu il primo delle carte del 91, fu un concerto veramente acustico, ovvero le chitarre non avevano i jack infilati nel mixer, ma erano avvicinate a un microfono, per cui le carte non si poteva fisicamente muovere dal microfono, sennò il suono spariva, per cui era veramente una plug concert, cioè a spina staccata, una plug di questo tipo. Soprattutto perché Carmine ha detto una cosa molto importante, è la passione. Cioè fare queste iniziative si fanno effettivamente per passione. Il libro Paul McCartney a Napoli è una tappa di un progetto che è cominciato con Michelangelo penso un annetto fa, con il portale BeatlesNews.it, che è uno dei portali, si può dire, più in Italia, sicuro il primo portale italiano dedicato completamente ai Beatles. È proseguita poi con Carmine e Michelangelo con la mostra Rock, e adesso questo libro celebrativo di un concerto del 90. New Media con l'ufficio stampa New Media Press ha dato quindi un supporto anche alla mostra Rock. Allora questo, dico, mi fa piacere dare un supporto e sono imbarcato in questo viaggio con loro proprio perché con la speranza di riuscire anche a risvegliare un pochettino quello che è la cultura. Quindi ci volevo un attimino riassumere quello che ho vissuto in quei giorni e quello che ho vissuto in questa città per portare avanti questo discorso del teatro tenda, oggi Palapartenope, e per il futuro non sappiamo se avremo lo stesso nome, ma speriamo di cambiarlo con un nome più altissimo. Ora, voi sapete un po' tutti che noi partiamo dal Viale Augusto e poi ci siamo spostati qui in via Barbagallo, in terreno della mostra. Questo passaggio è stato abbastanza complicato. Poi un giorno io andai a Milano da Canobbio e venne fuori l'idea di fare un teatro di 4.400 metri. Finalmente oggi, per concludere, abbiamo acquistato il suolo dalla mostra d'oltremare. Quindi oggi siamo nella nostra proprietà, nostra, mia e di tutta la città di Napoli. Che si guardava il risultato, si poteva vedere bene la cosa. Bisognava tirare le pellicole a una sensibilità molto maggiore, quindi 3200 ASA in questo caso, svilupparle subito per poi darle in redazione ai giornali, quindi la corsa era diversa rispetto a oggi. Che dire, un concerto eccezionale, delle foto bellissime fatte quando finì il primo passo, quindi alla seconda parte non si potevano più fare foto,
ma io tenevo sempre un apparecchio. E meno male, meno male, meno male. Svegliare sul suo basso. Bene. Ho detto tutto. Grazie. Hello.